Di nuovo in diretta dal Monastero dei Benedettini di Catania, siamo in compagnia di Piero Sansonetti, direttore de Il Dubbio. Intanto ben ritrovato, direttore. Grazie. C'è chiaramente i vari membri del Consiglio Nazionale Forense, a partire dalla Presidente Andrea Mascherin, sottolineano quanti contenuti stanno emergendo nell'ambito del 34esimo Congresso Nazionale Forense. Altri invece, segretari, se non presidenti di associazioni, mettono in evidenza quelli più che sono i dubbi e le criticità che emergano dall'assise. Qual è la posizione che chi ci ascolta dovrebbe assumere? Magari l'idea se la possono fare ascoltando i vari interventi, ma qual è? C'è un medio stat virtus? Ma io credo che sia un congresso difficilissimo, perché si svolge in un momento particolare della storia italiana, inutile che ce lo nascondiamo. Un momento molto particolare, un momento in cui alcune forze che solitamente in politologia si definiscono populiste sono andate al governo, cosa che non era mai successa nei 70 anni precedenti. Sono forze che hanno un'idea della giustizia molto diversa da quella dell'avvocatura e anche un'idea dello Stato molto diverso. Non sono forze molto vicine allo Stato di diritto, sono forze che concepiscono pezzi dello Stato di diritto come nemici della modernità. Mi pare che si è capito anche ieri da un intervento pur civile del ministro Bonafede, però si capisce cosa c'è dietro la loro concezione politica, la concezione politica soprattutto dei 5 Stelle. Beh, è un'idea innanzitutto di una società colpevole, non di una società innocente, in cui la presunzione è quella della colpevolezza, intorno a quella si costruisce la politica e in cui il compito dello Stato è punire, non è accertare diritti, ma è punire chi viola la legge e punire i reprobi. È una cosa molto vicina allo Stato etico, che è molto diverso dallo Stato di diritto. In questo clima qui si svolge il congresso e l'avvocatura ha di fronte a sé una grande domanda: come si misura l'avvocatura, che è per vocazione, per missione, per DNA il difensore dello Stato di diritto, il primo difensore, il principale difensore dello Stato di diritto? Come si misura con questo frangente? Attaccando o difendendosi? Ponendosi alla testa di un movimento di lotta contro le forze di governo o invece tentando delle mediazioni? Io vi dirò, l'impressione che ho avuto da questo congresso è che si sia scelta una linea di forte combattimento ma molto realista, nella quale si cerca di portare a casa delle cose controcorrente. Controcorrente perché lo spirito pubblico oggi va contro lo Stato di diritto, contro i diritti, contro il diritto della difesa, contro l'idea della società degli innocenti, e tutto questo si è, diciamo, un po' coagulato intorno a questa richiesta dell'introduzione dell'avvocato in Costituzione, che è un fatto sia tecnico, perché rafforza il potere dell'avvocato rispetto al potere dei pubblici ministeri, sia culturale, perché rafforza l'idea che la difesa è una delle strutture fondanti garantite dalla nostra Costituzione e che garantisce la nostra Costituzione. Mi sembra che nel ragionamento particolare di Mascherin ci sia questo: la difesa è garantita dalla Costituzione, ma gli avvocati sono coloro che garantiscono la Costituzione. Forse magari gli avvocati devono essere inseriti già inizialmente in Costituzione. Forse devono essere inseriti già inizialmente. Ieri c'è stata una discussione molto interessante fra esperti, c'era Luciani, c'era Rescigno, c'era Spanger, altri ancora, c'era Canzio, che hanno discusso di questo, di perché poi è stata fatta una scelta diversa. Oggi l'avvocatura spinge per ottenere questo successo, che è un successo non solo degli avvocati però. Se si ottiene questo, ieri noi tutti che eravamo d'accordo, se si ottiene questo, il successo non è tanto degli avvocati ma è dell'idea di società. È comunque un freno alla frana dello Stato di diritto, che io temo. Io sono fra quelli che sono molto preoccupati per questa situazione politica e che penso che la maggioranza reazionaria, diciamo, che è nata al governo e che non era mai successa in Italia una cosa del genere, che legittimamente, perché ha vinto le elezioni, non è che è nata al governo un colpo di Stato, ha vinto le elezioni, c'ha la maggioranza degli italiani dietro, c'ha dietro un fortissimo senso comune che l'appoggia. Recentemente il presidente Mattarella ha fatto una battuta che in realtà non è sua ma è di Manzoni, molto bella, nella quale adesso non mi ricordo chi era che diceva, era Manzoni stesso che diceva la situazione, insomma, quando c'era la peste, c'era il forcaiolismo di cui parla Manzoni e Provenzi Sposi, e dice era uno di quei periodi in cui il buonsenso si nascondeva perché aveva paura del senso comune.
il buon senso, che ha paura del senso comune. Io credo che oggi ha ragione Mattarella. Il paradosso, diciamo, di Manzoni era questo, ma è un paradosso che oggi vediamo, e sono contento poi che è stato Mattarella, il Presidente della Repubblica, a citare questa situazione. Io sono tra quelli che sono molto preoccupati, che pensano, e che, insomma, io non sono un avvocato e quindi, però che guardo con una certa speranza all'avvocatura, mi sembra che potrebbe essere uno dei luoghi dove si fa resistenza quantomeno. Questo assolutamente, non solo l'avvocatura ma anche altri settori, ad esempio quello del giornalismo, perché no, anche se troppo inflazionato da luoghi comuni o di parte, o partitici, perché ci sono tanti partiti e fazioni e correnti anche nella nostra professione. Io sono molto più drammatico su questo, io credo che il giornalismo italiano sia morto da almeno 15 anni, non esiste più il giornalismo italiano, c'è qualche giornalista bravo, qualche giornalista onesto, ma il giornalismo è esistito in Italia fino agli anni 90, fino ai primi anni 90, poi è scomparso travolto da Tangentopoli, dal conformismo che ha comportato Tangentopoli, dalla crisi editoriale, dai gadget, dalla... Oggi purtroppo il giornalismo non esiste più, fra l'altro non si è più formato una nuova generazione di giornalisti dopo quella ormai assai vecchia, che è la mia, quella dei Paolo Mieli, degli Ezio Mauro. Il giornalismo oggi non c'è, è difficile contare sul giornalismo, il giornalismo è al servizio di chi comanda. Non posso essere che d'accordo, purtroppo, ai noi. Speriamo magari che l'avvocato in Costituzione possa rappresentare invece un effetto, ma quello che penso io personalmente, lo dico senza problemi magari di essere smentito, che l'avvocato in Costituzione porti i benefici anche alla base, no? Perché poi sono le future generazioni, gli avvocati di base, quelli che poi dovrebbero in qualche modo, cioè quelli che toccano con mano il quotidiano, che vivono il quotidiano, o sbaglio? Sì, ma io spero veramente che l'avvocato in Costituzione porti un beneficio soprattutto alle persone, ai non avvocati, agli che si comprenda che la modernità non sta nella ricerca del colpevole, la modernità sta nell'ampliamento dei diritti, non può essere che lì la modernità, è esattamente il contrario. L'avvocato in Costituzione ci può aiutare a far passare questa idea, ma io non credo che l'avvocato in Costituzione sia una battaglia degli avvocati per gli avvocati, è una battaglia degli avvocati per il popolo. Gli avvocati del popolo non sono quello lì che dice di essere avvocato del popolo, quello non è un avvocato del popolo, è un avvocato dei 5 Stelle. Se ampliare diritti e magari escludere o comunque circoscrivere la ricerca del colpevole, perché comunque lascia il tempo che trova, anzi è deleteria. Ringraziamo il direttore del Dubbio, Piero Sansonetti, grazie direttore. Grazie a voi. Tra poco di nuovo in diretta qui su Giustizia Caffè.